Intanto, bentornati su Canale Non Aprite questo blog. Buon anno, la mezzanotte è scoccata da pochissimo e come di consueto ho deciso di fare il mio video con i tre migliori film horror dell'anno. Solo tre ne sceglierò, anche se ci sono film meritevoli. Per questa ragione voglio citare due film che non rientrano nella top 3, nella mia personale top 3, che sono... anzi, uno ci rientrava fino a poco tempo fa, finché non mi sono aggiornato e sono riuscito a vedere un po' tutti i film di quest'anno. Uno dei due film che non è nella top 3, nei miei tre preferiti dell'anno, è un film che ho visto recentemente e che mi ha veramente sorpreso tantissimo, che è La casa di Jack di Lars von Trier. Il film parla di un serial killer interpretato da Matt Dillon in modo magistrale. C'è una recitazione da parte di Dillon che è pazzesca. Io credo che lui sia diventato un attore straordinario negli ultimi anni. Lavorare con Trier credo che sia un'impresa piuttosto ardua, perché gira voci che abbia un carattere veramente terribile e che sia molto esigente. I risultati si vedono. E La casa di Jack è un film potentissimo, ironico, gore, perché ci sono anche scene veramente terribili, splatter, violento, cinico e in una parte anche un po' infanticida. Mi ha colpito molto, mi ha colpito anche la capacità di Trier di giocare col cinema e plasmarlo come piace a lui, insomma, come meglio crede riesce a usare questo strumento. Grandissimo film, consigliatissimo, è veramente un film molto 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 interessante. Quindi La casa di Jack è un film stupendo, ma non rientra tra i miei tre film preferiti dell'anno 2019. L'altro film che fino a poco tempo fa rientrava nella top 3 e che è sceso in classifica, quindi diciamo è fuori dal podio, è Noi, Us di Jordan Peele. Film che è stato capito poco da un po' da tutti, perché tutti si aspettavano qualcosa di sui suoi standard, quindi tipo Get Out, un thriller è più facile da capire, più facile da interpretare, mentre invece Noi è un film che ha tantissimi messaggi metaforici, neanche troppo complicati, ma richiede un minimo di sforzo mentale ed è soprattutto un film che lascia un po' da parte tutto ciò che è la razionalità e quindi la volontà di chiudere perfettamente la sceneggiatura, i buchi, le incongruenze, passano in secondo piano tutte queste cose, perché ciò che conta in Noi è il messaggio che riguarda l'immigrazione, la disparità tra il mondo occidentale e il mondo, chiamiamolo terzo mondo, il mondo dove c'è la guerra, dove il mondo delle persone che emigrano e che diventano così dei rifugiati, politici o no, insomma, scappano tutti da qualcosa e loro sono il nostro riflesso, loro sono noi. Noi siamo noi solo perché siamo nati, abbiamo avuto la fortuna di nascere dal lato giusto del riflesso, quindi dello specchio. Ed è un film che proprio per questi messaggi che manda è stupendo, è meraviglioso ed è un manifesto. Quindi anche se poi è un po' didascalico sul finale, è un po' poco credibile su certe situazioni, va interpretato come una sorta di fiaba dal punto di vista della sceneggiatura. È un film veramente bello, ma che appunto scende in classifica non per dei meriti suoi, ma perché... ora ve lo spiego perché. Iniziamo con la top 3. Ringrazio il mio gruppo di Non Aprite Questo Blog su Telegram, chi mi segue su Instagram. Ho sentito parlarne bene da persone che stimo. E questo film ho detto no, lo devo vedere prima di fare la classifica, perché non si sa mai, ne stanno parlando così bene. C'è moltissimo pregiudizio per il cinema italiano e questa cosa mi fa incazzare tanto. Il terzo migliore film dell'anno secondo me è The Nest di Roberto De Feo. Qui lo vedete nell'edizione CG Entertainment in Blu-ray. Ragazzi, cioè io sento e vedo gente dire che The Conjuring qua, The Conjuring là, adesso arriva The Conjuring 3 e tutte ste menate qua. Questo film è un grandissimo film, un film che mi ha veramente sorpreso tantissimo sotto tantissimi aspetti e di cui nessuno parla, perché siamo tutti ossessionati dai film americani, siamo tutti ossessionati dal marketing che c'è dietro queste cose. The Nest è un film talmente bello e talmente sorprendente che non vi posso dire un cazzo, perché vi rovinerei la sorpresa, perché veramente
sorprende. Dal punto di vista della regia è qualcosa di strepitoso. Questo è un film d'esordio, cioè rendetevi conto, un film d'esordio fatto con intelligenza, ovviamente con un budget infinitamente inferiore alle varie troiate americane, e che è girato benissimo. Gli attori sono tutti bravi, tutti bravi gli attori, uno più bravo dell'altro. I ragazzini, Justin Korovkin e Ginevra Francesconi, sono due ragazzini protagonisti di questo film, sono bravissimi. Gli altri attori sono tutti bravi, anche Francesca Cavallin, attrice che fa la madre del ragazzino, bravissima. Tanto film è condotto e comunque portato avanti dal suo personaggio, quindi un grandissimo lavoro, e un film sorprendente. Cioè, io mi chiedo perché dovete fare sempre il caso, le manifestazioni d'amore per The Conjuring, e poi avete in casa un film così bello di cui veramente io vorrei vedere un franchise. Questo è un film che merita un franchise per come, per tutto, cioè, e spero che possa andare avanti. Davvero un grandissimo film che nella mia personale classifica spodesta dal terzo posto Noi di Jordan Peele, che però è un grandissimo film. Quindi complimenti a Roberto De Feo, a tutto il cast, a tutti quelli che hanno creduto in questo fantastico film, un film bellissimo. In seconda posizione un film che praticamente anche questo qua non se l'è cagato nessuno, perché non ci sono le porte che sbattono, non ci sono i fantasmi, tutta una serie di stronzate che fanno piacere alla massa. Sto parlando di Climax, film che è stato proiettato in 4 sale in croce a inizio anno, film che io ho visto in anteprima stampa, che mi ha letteralmente sconvolto, al punto tale che a un certo punto della visione ero praticamente schiacciato, tipo tutto infossato nella poltrona, come se volessi quasi difendermi da tutta questa angoscia che mi stava creando. E ho, insomma, a un certo punto volevo uscire dalla sala, volevo scappare via e andarmene, ma non perché il film fosse brutto, ma perché è veramente potente. In più, come ho già detto più volte, io ho un figlio piccolo, c'è anche un protagonista, c'è un protagonista bambino, quindi avrete sicuramente ansia per lui e per quello che accadrà. Quindi Climax recuperato in qualche maniera, vedremo se uscirà in un video, speriamo, perché è davvero assolutamente film di Gaspar Noé. Insomma, ragazzi, Gaspar Noé è un regista della Madonna. Parte una colonna sonora fantastica, attori stupendi. Cioè, Climax è un film che ti turma, ma che ti rimane anche nel cuore per la sua bellezza estetica, perché è un film che è ricco di amore, è ricco di sensualità, è potente, veramente potente, e ti sconvolge, ti lascia proprio tramortito, come se fossi finito sotto uno schiacciasassi. Climax di Gaspar Noé, seconda posizione nella mia personale classifica. Che altro dirvi? Passiamo a... tanto chi mi conosce lo sa, perché l'ho detto e ridetto in mille modi, come ho detto anche in altre situazioni. Quando finisci di vedere un film, esci dalla sala e ci pensi, poi vai a casa e ci pensi, il giorno dopo ti svegli e ci pensi, dopo una settimana ti ritrovi ancora a pensarci, vorrà dire qualcosa. Ecco, tutti questi film più o meno hanno avuto questo effetto su di me, ma nessuno di questi, a parte Climax, ecco, ha avuto così tanta risonanza in tutto questo anno per me, perché è diventato questo film un faro nel mio metro di giudizio, ha condizionato completamente tutto il mio giudizio verso i film, perché Midsommar è un film non solo tecnicamente, a mio avviso, perfetto, ma potentissimo per il messaggio che manda, e mi ha dato la consapevolezza definitiva che il cinema che io prediligo, non l'unico che mi piace, ma il cinema che prediligo, è il cinema che ha dei messaggi sociali dietro. Ari Aster, regista di Midsommar, scherzosamente ha detto che Midsommar è la storia di due innamorati, due fidanzati che si separano, che si lasciano su uno sfondo folk horror. Ovviamente questa è ironia, è un modo per non dire il significato del film, perché è evidente che il significato deve essere capito dal pubblico, non deve essere spiegato. Midsommar è un film che, diciamo, racconta la storia di Dani, fondamentalmente, che è questa ragazza che subisce un trauma iniziale nel film e quindi decide di seguire il suo fidanzato e i suoi amici per un viaggio studio vacanza in Svezia, e lì in un piccolo villaggio sperduto, sconosciuto,
che conosce solo Pelle, uno dei ragazzi che lì è cresciuto e che li vuol portare nel suo villaggio natale. Li porta lì e quello che si evince da questo film è che lei, Dani, nella società in cui si trova non ha il supporto di nessuno, l'empatia di nessuno, non ha l'amore di nessuno, l'amicizia di nessuno. Le persone nella società in cui lei si trova sono aride, sono fredde, sono egoiste, sono egocentrate, e quando le succede qualcosa di brutto non sente niente intorno a lei, non sente il calore di una comunità, di una famiglia, di un gruppo di amici, non sente niente. Quando arriverà nel villaggio in Svezia, da questa popolazione che vive in modo primitivo quasi, no? Diciamo, quando arriverà in questo villaggio, Dani troverà invece una comunità che condivide emotivamente qualsiasi cosa, dal dolore alla felicità, dove tutti sono votati al bene comune e non al bene del singolo, ed è quello che forse a Dani serviva. Non vi dico altro perché spero che chi non l'ha visto lo veda. Vi posso dire che ci sono varie recensioni, anche migliori di quelle che ho fatto io sicuramente, quindi andatevela a leggere. L'importante è che lo capiate questo film. Io ho fatto una video recensione molto emotiva, quindi alcune cose magari non le ho dette, le avrei volute dire. Ho fatto una recensione scritta, ho fatto una live sul film, perché poi ho rivisto la versione Director's Cut, che è questa qua della Eagle Picture. Comunque nella Director's Cut ci sono delle scene, secondo me, non fondamentali ma importanti per capire meglio tutto il film. Comunque io l'ho apprezzata tanto anche la Director's Cut. Guardate questo film, guardate questi tre film che sono veramente tre capolavori, ma insomma non dimenticatevi che comunque sono usciti anche Noi di Jordan Peele e La casa di Jack di Lars von Trier, che sono altri due film fenomenali a mio avviso. Quindi questa è la mia top 3, ma appunto aggiungiamo anche La casa di Jack e Noi per farla diventare una top 5. Ogni tanto qualcuno scrive: oh, ma non esce mai un film horror bello? Bah, non so, non si può certo dire che non sia stato un anno dal punto di vista dell'horror grandioso. Oltretutto mi viene da dire che abbiamo un film in casa nostra in Italia come The Nest che andrebbe veramente sponsorizzato un po' di più. Questo è tutto per la mia classifica dei tre migliori film horror del 2019. Vi invito a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, mettete like, lasciate un commento, nel commento scrivetemi direttamente se siete d'accordo oppure quali sono i vostri tre film horror preferiti. Considerate che quando parliamo di film così belli, a un certo punto subentra il gusto personale. Non a caso Midsommar magari qualcuno potrebbe piacere un po' meno, a me è piaciuto molto appunto perché parla di tematiche importanti in questo periodo, perché c'è veramente una tendenza a isolarsi, a pensare solo a se stessi, a proteggere il proprio. C'è un fortissimo consumismo che ci sta veramente svuotando interiormente, per cui è un film che ho apprezzato tanto per quello. Poi ognuno ha i suoi gusti. Se mi vieni a dire: ah, a me è piaciuto di più La casa di Jack, lo posso capire benissimo perché è un grandissimo film. Questo è tutto per il video dei tre migliori film horror del 2019. Vi invito a seguire sempre il canale e ci vediamo al prossimo video e tra un anno, spero, per i migliori film del 2020. Un attimo. Alla salute e buon anno.